Cari amici di Ercole, per la nostra rubrica di video ricette, oggi una sorpresa speciale perché sono con Lucia Antonelli, regina del tortellino e cuoca di frontiera. Oggi ci ospita nel suo ristorante, la Taverna del Cacciatore. Grazie per averci ospitato, grazie, Lucia. A voi. E siamo sull'Appennino tosco-emiliano e secondo me ci preparerai una ricetta un po' strana e particolare. Di sì, qualcosa di nuovo, così non parliamo sempre solamente di tortellini. Vi presento un piatto che è molto apprezzato dagli appassionati delle frattaglie, che sono i fegatelli preparati con il fegato di cinghiale, che noi prepariamo e serviamo accompagnandoli con una farina molto particolare di cui ho molto piacere di parlare perché è un prodotto castiglionese. E sto parlando del mais rosso di Rasora, Rasora proprio una nostra frazione, e una composta di mele cotogne. Qui siamo alla Taverna del Cacciatore e, come dice il nome, trattiamo la selvaggina. In questo momento siamo molto fortunati perché abbiamo questa filiera in Emilia Romagna che ci permette di utilizzare le carni prelevate dagli abbattimenti, e quindi queste carni sono molto controllate, noi siamo tranquilli, sono ben lavorate, oltre a sapere che sono carni molto rivalutate per le loro qualità nutrizionali, quindi viene incentivato anche il consumo di questo tipo di carne. Questi fegatelli vengono preparati in realtà utilizzando alcuna parte di fegato di maiale, per alleggerire il gusto, ecco, per non rendere un piatto un po' troppo forte. All'interno abbiamo anche un pochino di carne di maiale, e la particolarità di questo fegatello è che, contrariamente a quanto viene in genere fatto, la carne viene macinata. Quindi nelle varie ricette possiamo trovare a volte delle preparazioni a partire dal fegato intero. Man mano che ci si sposta verso la Toscana, il fegato viene tagliato a fettine, noi abbiamo proprio ridotto a una macinatura che ci permette anche di mescolarlo meglio con anche il fegato del maiale. Quindi si tratta di avere a disposizione questo fegato, viene macinato, poi viene condito con sale, pepe, con aromi a piacere. Noi utilizziamo anche del finocchietto selvatico perché vogliamo dargli proprio questa caratteristica un pochino più toscana, naturalmente la salvia, dopodiché dobbiamo utilizzare la rete del maiale, che è questo prodotto, che è un prodotto eccezionale perché, oltre a essere l'involucro di questi fegatelli, naturalmente conferisce anche gusto alla preparazione. Adesso vi faccio vedere come io preparo questi fegatelli, quindi utilizzando la rete del maiale, che durante la cottura si scioglierà, quindi non sarà più visibile e sarà solamente veramente un involucro. Ecco, prendiamo questa parte di rete del maiale, dopodiché io mi aiuto con una tazzina, in questa maniera preparo il mio macinato. E dopodiché devo semplicemente fare un fagottino, quindi aiutandomi appunto con questa tazzina cerco di dare una forma al fegatello cercando di chiudere bene. Ed ecco qua il fegatello pronto. Naturalmente non può mancare l'alloro, che è un profumo fondamentale di questa ricetta, e il fegatino è pronto. Noi questi fegatini li prepariamo al forno oppure alla griglia e li accompagniamo, abbiamo detto, con la farina di mais. Un'altra ricetta molto interessante potrebbe essere quella di prepararli al tegame, magari con un pochino di pomodoro, e in accompagnamento alla farina di castagne, un piatto veramente di una poesia, veramente di altri tempi. Vista la procedura di come si fa il fegatello, passiamo alla polenta. Certo, abbiamo detto che abbiamo questo mais del grano, il mais rosso di Rasora, e la polenta viene cotta in maniera tradizionale. Questa polenta, rispetto alle polenti, diciamo, commerciali, ha un altro livello di assorbimento dell'acqua, ma naturalmente sono di quelle cose che poi si valutano in cucina. Viene cotta in una pentola particolare perché, insomma, noi in cucina, noi cuochi, cerchiamo sempre di farci aiutare dalla tecnologia per facilitare il nostro lavoro, per rendere i piatti più belli e migliori.
e in questo caso utilizziamo una pentola particolare dove ci possiamo permettere di calare la farina nell'acqua, dare una piccola rimescolata e poi mettere il coperchio e lasciare che questa polenta si cuocia. Questa polenta soprattutto ha bisogno di un tempo di cottura abbastanza prolungato e quindi questo strumento ci aiuta in questa fase, diciamo che è molto determinante per il risultato finale. Adesso che i nostri fegatelli sono pronti, li mettiamo a cuocere. Ci vorrà circa un quarto d'ora perché dobbiamo essere anche sicuri che siano ben cotti dentro. Poi naturalmente con l'esperienza uno impara a regolare la giusta cottura affinché non vengano troppo asciutti. Oggi abbiamo una bella brace, quindi possiamo provare a cuocerli in questo caminetto. E mentre si cuociono controlliamo anche la polenta come va. Ecco qua. Ecco, i nostri fegatelli direi che sono pronti. Adesso prepariamo il piatto. Quindi la nostra polenta è pronta ormai. Mentre abbiamo fatto le nostre belle chiacchiere, lei si è cotta. Prendiamo il piatto. Ecco qua. Come vedete questa polenta ha questa colorazione che è proprio dovuta al colore del chicco di mais che è molto rosso. Noi aggiungiamo a questo piatto una marmellata di mele cotogne. Abbiamo pensato al più nobile piatto di foie gras che viene spesso accompagnato con delle confetture. Noi qui in montagna abbiamo questa bellissima mela cotogna profumata. È un frutto antico che vogliamo anche recuperare, rivalutare. Quindi lo mettiamo in accompagnamento perché aiuterà ad ammorbidire magari un po' il sapore deciso, diciamo, di questo piatto. Anche se ci tengo a dire un piatto molto delicato a dispetto invece del nome. Quindi questo è il nostro piatto finito che naturalmente serviamo in questa maniera. Lo possiamo eventualmente decorare ricordando un po' le erbe aromatiche che abbiamo utilizzato e gli appassionati e i golosi lo apprezzeranno sicuramente. Lucia, la ricetta è finita di questi fegatelli veramente particolari che troviamo anche dentro a uno dei tuoi libri che sono qui. Noi abbiamo La cucina di frontiera di Lucia Antonelli e L'Appennino in tavola, dove qui possiamo proprio trovare la ricetta dei fegatelli. Sì, perché oltre che proporre i nostri piatti a noi fa veramente molto piacere condividere le nostre ricette senza segreti, perché la nostra finalità nel preparare un libro di ricette non è solamente il fatto di poterlo avere, ma perché speriamo che chi lo acquista lo possa utilizzare, lo possa consultare, che quindi i nostri profumi possano raggiungere anche le case di ognuno di voi, insomma. Lo assaggiamo. Grazie a Lucia Antonelli e alla Taverna del Cacciatore di Castiglione dei Pepoli, grazie a voi per averci seguito.